Ciao a tutti ragazzi per questo decimo episodio di E proprio in questo decimo uccideremo il primo boss. Vi lascio alla sfida. Ciao a tutti. E apriamo la stanza del boss. Se riesco a sconfiggerlo ora, dovete chiamare Superman o... insomma, avrà un episodio molto lungo. Però vi ho detto, insomma, che la parte successiva al boss, cioè prenderò il portafuori che lascia e bloccherò l'episodio. Odolua, il guerriero, giungla. Sentite qua che musica di merda. Io vi giuro, la odio, la detesto. Allora, lui vi toglierà mezzo cuore ogni attacco che fa, quindi state attenti. Fanculo. Un quarto di cuore, scusate. Un quarto di cuore tutti gli attacchi. Però è molto resistente. Tirare con l'arco non servirà a niente. Accidenti. Salta, rompe coglioni, ma non ci aiuterà. Sì, insomma, ci aiuta, ma dice cagato. Affanculo. Guardate, non l'ho neanche preso una volta. Ai! Adesso lui chiamerà questi insettini. Non sono un problema. Prendiamo le bombe, gliele lanciamo lì. Gli insettini gay ci andranno addosso perché sono stupidi. Te, brutto sposo. Guardate, mi sono fatto male con la mia bomba. Non c'è best, non c'è. Dove cazzo? Il teletrasporto è l'unica mossa sua e non fa male, purtroppo. Accidenti a te. Crepa! Ai! Cazzino fai! Adesso è il momento buono, però c'è le farfalline, quindi... ne verranno un sacco veramente. Infatti sono quasi morto. Aiuto. Ah! Un set del cazzo. Prendiamo immediatamente la bomba. Che lasceremo lì. Purtroppo per le farfalle non ci possiamo fare molto. Purtroppo. Con il Deku, invece, possiamo solo eluderle, quindi è sempre una cosa molto inutile, come potete vedere. Il Deku, gli unici attacchi che può fare sono quelli di scaracchio. Qua, vi giuro, non so come far andare via le farfalle. Mi lascerò morire, ovviamente. Porca cagna. Schifosa merda, vieni qua. Aia, un altro quarto di cuore, la prossima sarà la volta in cui muoio. Il prossimo attacco mi fa. Ora hai rotto il coglione. Aia. Come potete vedere sono morto, ma non ci sono certo problemi. Crepa, merda. Ovviamente, ho detto, con l'arco non gli faremo niente, inutile provare. Tranne in un... quando farà... aia, ho sbagliato. Tranne quando farà una... tranno quando farà una determinata mossa. Oppure qua, che lo stordiremo e basta, però insomma. Aia. Aia, di nuovo. Banana, banana. Ma accidenta a queste mostre. Queste mostre di merda, andate via. Banana, banana. Le mosche, non capisco il motivo per cui... ecco, proprio questo l'attacco. È divertente perché... crepa, cosa merda. Purtroppo ci saranno le moschine che daranno molto fastidio. Sono molto meglio i ragni, quindi tenetevi fortunati se li chiamo. Thank you.
qua o basta accostarsi a lui o puoi utilizzare lo scudo, ma è molto facile. Guardate qua, come va? Scusate. Eccomi, sono attaccato a lui e non mi ha fatto niente. E adesso l'ultimo attacco e sto maiale crepa. Odolua è crepato con il suo scudino di merda, Piero. Brucia, schifoso. Prendiamo un altro portacuori, che eccolo qua. Ed ecco qua l'Earth Container. Pipì. E adesso che cosa succederà secondo voi? Prendiamo la maschera per risvegliare il gigante. E il primo filmato. Nel prossimo episodio porteremo la principessa Deku a casa. In un modo molto strano, non so se chi ha già giocato sta di rosa pallo, ma insomma, in un modo molto strano, secondo me stai a fumare la cosa perché... vabbè, lo vedete la prossima volta, non posso dirvi niente. Perché sono un bravo ragazzo. Ok, godetevi la scena. Bolle, bolle, bolle. Ed ecco là il primo gigante. Che cazzo è quello? Dice Tatl, non so come cazzo si pronuncia. Quella lì è una montagna di sborra che scende giù. E quello è il primo gigante che ci aiuterà a bloccare la luna. Ci insegna una melodia adesso. Insegnacela. Dio merda, aspetta, senti questa melodia. Perché non proprio. Non è che ce la vuole insegnare. Prova a prendere lo strumento e a suonarla. Il gigante sta cantando. Vai, non lo sentiamo, non so il motivo. Ho capito. Ok. Questa melodia è... accidenti. La What to Order. Che posto strano, direi. È un tronco tagliato con bolle che girano. Vedete, io quando mi fumo un po' di ganja Chanel come Antix mi succede a questa maniera qua. Però non credo che Link si sia fumato niente. Guardate, sbore scende dal cielo. Tu hai imparato What to Order. I giganti non parlano. Urlano dal naso perché hanno un naso anche esti. A Majora's Mask un sacco di personaggi hanno un naso grosso. Ho capito, basta. E che cazzo? Crowley Hughes. E l'unica cosa che dicano. No, insomma, Crowley Hughes ce l'ha tradotto Tatl. Tatl di merda. Tatl, tutto fa fanculo, vai. Adesso si innalzerà un ponte. Tanto va via la merda da fuori. E poi si innalzerà un ponte da cui potremo tornare direttamente all'uscita senza far casino, ma abbiamo fatto l'ultima volta. Finalmente abbiamo finito il primo down down down. Olle. Ok, basta filmati del cazzo. Anche se ce ne sarà un altro, eccolo. Le quattro parlava di quattro persone, questi quattro giganti che sono dentro a queste maschere, di questi boss. Tatl ci dice ste azzate. Però non capisco perché questa scena sia così pesante. Perché Tatl va in avanti e indietro. Come se stesse pensando, ma Tatl non pensa. Navi forse, hai apologie, ma che cazzo di... Scusa. Vabbè, lei si rende conto di aver fatto male a stare con lo Skrull Kid, però ora ci dice che bisogna muovere il culo e andare verso le montagne. Prima di tutto, Link non si era accorto di che cazzo aveva dietro il culo. Benissimo ragazzi, è crepato quello stronzo del boss di Odolua. Possiamo andare dalla principessa del Badahetto. Minchia, ma Nintendo rende... cioè, rende carino anche i personaggi di merda, ossia, guarda. Che bella bocca pompinata. Oh, chi sei? Sono mamma Yala. Link? Oh, per piacere di conoscerti, io sono la principessa Deku. Ti ha chiesto la scimmia di salvarmi, quella bella froione? Ah, lo sospettavo. È una piccola scimmia, però è molto brava. E vabbè, affanculo, va.
muoviti, che tale a chiacchierare. Guardate adesso. Mi sono dimenticata, come potrei andare a casa? Mio padre ucciderà la scimmia perché mi sta cercando. Sono preoccupata, insomma. Ma dai capelli. Don't tell me, are you serious? Ma che cazzo vuol dire? Sei davvero serio? Vabbè, affanculo, vai. Lei ha paura perché magari non fa tempo ad arrivare a casa. Beh, non abbiamo tempo da perdere. Per favore, Mr. Link, mi dovrai trasportare. E io davvero non so questa scena come cazzo sia possibile, però. Vabbè, pace. Guardate come l'ho acchiappata. Dentro una bottiglia. Dentro una bottiglia, vi rendete conto? Vabbè, pace. Chi se ne frega. Cazzata, una cazzatona. Perfetto. Usciamo da questo posto. Del cazzo. Andiamo, crepate. Qua c'è le rupie, quindi le chiappo volentieri. Tanto lei mica perde aria. Nah. È immortale. It's immortal girl. Entriamo qua dentro e passo un attimo in una casa qua vicino. Passo un attimo da quella casetta lì, che tanto ho ancora bastoni d'eco che non so se ho voglia di tornare. Scusate se sentite ma è Facebook. È le ragazze che mi cercano, mi dicono: oh, ma bel minchione, dove sei? Vorrei scoparti. Cose del genere, insomma, ragazzi. Allora, notare le orecchie molto appuntite che ha Link in questo episodio. Insomma, anche no, carina, eh. Allora, notte del secondo giorno, diamo fuoco e andiamo dentro. Metti via il bastone merda. Ed ecco la casa. Non so se lo riconoscete, chi ha giocato Ocarina. Ah, per favore, io non sono un mostro. La Spider Curse. Non riesco a tradurre bene. Beh, vabbè, tanto questa sarà una side question. Una side quest che faremo dopo. Andiamo al castello Deku. Facciamo una bella nosticchiata. Abbiamo circa 10 minuti. Ragazzi, siamo già al decimo episodio. Cazzarola, oh. Non si può distruggere, cazzo. Cazzo, fangulo. You're even monster. I'm not a monster. Cioè, perché non mi fanno passare? Se gli sputo la principessa lì davanti al viso? Queste facce di... Vale, faccia a gay. Cioè, avrai la faccia gay. Fanno un verso. Andiamo, va. La musica più bella di Akurai, il palazzo d'Evo, povera fight. Sì, bruciatela, voglio vedere mentre la bruciano. Ok, scherzavo. Che cazzo stai aspettando? Infilatela dentro, ma che me ne frega a me. Che non vorrei fallire la missione seriamente. Guardate che ho in questa boccetta. Viagra. Oh, eccola. Bella sopa. Perché c'ha una foglia lì? Cioè, non capisco, tanto non ce l'ha il pisello. Oh, la mia principessa, la mia figlia, la mia principessa. Che, dove cazzo sei stata? Ero preoccupato. Ho voglia di stuprarti. No, gli dice, pazzo, padre, sono un po'. Sì, ah, ancora. E tutti guardano. Che cazzo fate? No, questa scena è stupenda. La principessa Deku è una cosa stupenda. Che cazzo state facendo? Levate di lì la scimmia all'istante, deficienti. Faccia di natica. La scimmia è libera. Oh, Mr. Monkey, sono veramente contenta del tuo aiuto. Oh, beh, principessa, deve capire, io sono un gran figo, Oh, ma non devi ringraziare me, devi ringraziare il signor Link, che è ancora più figo di te. Oh, davvero, tu ti chiami Link? Grazie per aver mantenuto la promessa. Non c'è problemi. Ah, questo è il simbolo della mia gratitudine, almeno... Tu puoi trovare il coso a destra. Non ho capito bene. Comunque sì, a parlare non ci servirà a niente. Ci diranno grazie. Grazie a cazzo. Lì il fuoco lo teneranno sempre acceso. Ora, prima di terminare l'episodio,
Vorrei un attimo andare qui alla mia destra, perché ha parlato di... Eccola là. Ha parlato di andare a destra, non so se... Non ricordo, vi dirò la verità. Allora, non l'ho giocato mille volte il gioco, quindi... Se sbaglio qualcosa uccidetemi. Nel caso torniamo a Clocktown. Perfetto. Invece sì, avevo ragione. Prima del nostro arrivo qua c'era un polipo stronzo. Invece adesso possiamo andare. Deku Shrine. Ciao Link, io sono veramente contento per la principessa. In segno della mia gratitudine ho preparato questa cosa per te. Per favore seguimi. Dicevo, seguiamo sto stronzo. Oh, guardate che faccia di merda che ha. Guardatelo, guardatelo. Il baffia gay. Ma vai a lavorare invece di sta con un bellino di piccia a rompere coglioni. Sono incazzato con lui perché non immaginate quante volte ho riprovato questa prova. Allora, fiamma blu, destra. Fiamma grigia, gialla. Sinistra. Non queste fiamme, queste non contano. Eccola qua, fiamma grigia, sinistra. Trasformiamoci in normale. Oh, scusate. Dicevo, trasformiamoci in Link normale, perché lui salta al confronto del Deku del cazzo. Anche troppo. Allora, la scorciatoia l'avevo già presa prima. Dicevo, la scorciatoia l'ho già presa prima. Ritorniamo Deku. Scusate se ho bloccato un attimo, ma mi serviva bloccare. Affanculo, levati dal cazzo. Accidenti agli stronzi in mezzo a oglioni, vero? Vero, stronzo in mezzo a oglioni. Guardate sta merda qua. Dov'è? Dato, l'ho visto. No, battuto. Eccolo. Brutta merda. Vieni qua. Quanto è lungo. Ora sarà il casino dei casini. E dico veramente sul serio. Perché se toccate una fiamma, beh, siete nella merda. Veramente nella merda. Non andate sul pavimento scivoloso. Cazzo. Andate nel pavimento scivoloso, tornate. Fanculo. Dov'è andato? Ah, davvero non lo so. Ah, eccolo. A destra. Perfetto. Accidenti. Difficoltà di questo minigame veramente altissima. Troppo cazzo. Yop. Sì. Fate... se rollate un attimo prima di saltare, fate salti più grandi. Purtroppo abbiamo perso molto tempo. So che è andato in qua, c'è le rupie. Ale. Accidenti ragazzi, accidenti ragazzi. Eccoci qua. Abbiamo finalmente finito questo minigame. Benissimo Link. Ora ti daremo l'oggetto che ti abbiamo promesso. Una maschera. Vi spiegherò poi a che cosa serve. Percepisce molto bene. Vabbè, ha un buon fiuto. Attualmente apparteneva a mio figlio, ma vabbè. Cazzate. Perfetto, torniamo all'inizio del dungeon. E anche questo episodio termina qua. Abbiamo sconfitto il boss, abbiamo preso la maschera della Sentence, insomma, non so come si pronuncia. E l'episodio si può dirsi concluso proprio qui al Deku Palace. Ciao a tutti.